ho 21 anni, vengo da Cogoleto, in un paese in provincia di Genova. Un anno fa circa ho fatto un'esperienza lavorativa barra per studio a Londra. I'm studying at UAL, at the University of the Arts London, and I'm studying film and television. I moved 1 year ago, 2 years ago, because I wanted to do journalism, but I always wanted to be a filmmaker actually. And I tried, I applied for this amazing university and they accepted me. Ciao, sono Adele Firpo. Sono andata a Londra, ho lavorato prima come cameriera, poi come barista. For example, if I tell someone that I'm studying arts in Italy, they will laugh at me. Here in London, it's not like that. Here in London, I said, "Oh, I'm studying arts," and everyone's like, "Wow, that's amazing! Like, what kind of arts are you doing? Or what are your ideas? Where do you want to work?" And everyone is like so interested. In Italy, it's the opposite, which is frustrating because I put so much effort in my work, and these people, they just don't care. We don't even have funds for the arts in Italy, which is disappointing because we have so many great minds and no one cares. Art is left dying and no one cares. They just care about economy, which is frustrating. Here it's not like that. And England is heaven for this because they care, which is the most important thing. Lavorativamente parlando, ci sono dei pro e contro, perché alla fine sì, trovi lavoro, però Quindi è vero che si trova molto sì, facilmente si trova lavoro. facilmente lavoro. Il problema è che poi il lavoro che ti ritrovi non è magari il lavoro che ti aspetteresti, ecco, qui in Italia. Ho fatto una vita abbastanza da schiava, sempre a lavorare in nero, senza nessuna assicurazione e soprattutto spendendo assolutamente tutto ciò che guadagnavo. Tutti i soldi che tu prendevi ti finivano nell'alloggio, che è il problema più grande di Londra, quindi la speculazione, il fatto che ci siano un sacco di agenzie straniere che ti cercano di rubare i soldi, quindi tu spesso sei costretto a fare degli straordinari perché sei povero e hai bisogno di soldi. Avevo un lavoro che mi dava tutti i miei diritti, anzi anche di più, un salario giusto e tutto quanto, però magari poi le persone che mi stavano attorno non avevano né rispetto per gli ultimi arrivati, minimamente, né rispetto anche per la persona in sé. Venivo trattata in modi che. I have a lot of friends that are working here and they just left Italy because they wanted to do something else with their life because you have opportunities here. Like, you don't have to know someone to be someone. No, just work, which is amazing. La cosa brutta forse di Londra è degli orari, secondo me, perché non è un orario fisso, cioè lì si mangia in continuazione. Però per chi lavora vuol dire che ogni settimana riceverà una timetable, un orario diverso. Sì, degli orari disumani, cioè praticamente vivi, il brutto di lì è che vivi completamente per il lavoro, cioè passi veramente la maggior parte delle tue ore rinchiuso in un locale. Per ottenere il permesso a lavorare tu devi aspettare un mese per aspettare un codice che ti danno teoricamente soltanto se hai una casa, che non ti danno se non hai un lavoro, quindi è un circolo vizioso. Io so che io me ne sono andata poco prima che facessero le lezioni e già in quel periodo secondo me c'era molto più clima razzista, più clima anti-immigrato, perché quello che voleva fare comunque appunto era chiudere. Basically, there's this party in England that it's called UKIP. UKIP is the Lega Nord in Italy. They want to close the United Kingdom and don't let anyone come here. Everyone is gonna say, "Oh no, it's not like that." No, it's like this. Basically, it's this.
And David Cameron, he said like, yeah, we should do something like that. Just no, this is not possible, because the greatest thing of United Kingdom is how diverse it is. You go to a place and you won't find like just someone from just one nationality. There's gonna be everyone from different places, and that's amazing. We are a lot, and everywhere you go, you're gonna listen to someone talking in Italian. It's impressive. Like, I've met so many Italians here. We're a huge community. Still, we are divided. We don't have, like, for example, I live in Alefarin Castle, and it's the Colombian place where, like, ghetto, let's say, where everyone from Colombia is here, and they decided to be united. Or like there's the Polish one, on the Arabic one, the Islamic one, or the Jewish one. There is not the Italian one. Sono molti italiani a Londra, però alla fine ci sono molti anche polacchi, molti spagnoli, molti francesi alla fine. È vero, ci sono tanti immigrati a Londra, c'è una percentuale altissima di francesi, di spagnoli, poi io ad esempio vivevo in una zona dove era una colonia totalmente di africani, quindi vedi più stranieri quasi che inglesi. The problem is that London is being romanticized. People in Italy think London is the promised land, so they come here thinking it's gonna be amazing. And I'm gonna have this, this and that, and then they come here and they say that you have to work. You literally have to work. You have to get up at 5 a.m. and you don't know what time you're gonna go back home. Just for what? To pay your rent. So, it's not worth it. If you don't have a plan, don't come to London. Don't move from your country if you don't have a plan. Stay in Italy, stay next to people that you love, because if you come here but you don't have anything, you don't have anyone, you don't have a plan, you don't know what to do, why are you doing that? You're just ruining yourself. It's not worth it. Verso l'italiano in generale no, più che altro presa in giro, l'italiano medio è considerato comunque il fannullone che pensa a mangiare e a dormire, però in generale verso tutti gli stranieri che sono lì sono trattati di seconda mano, sono merce di seconda mano che servono soltanto appunto per servire il cliente e lavorare 10-12 ore al giorno, che era l'orario tipo.